Si risolve i Non suoi è detto problemi che risolverà tutti, burocratici. comunque mi sembra di capire così, ma malgrado il Sì ministro che di aumenterà Maio, le tasse, non ti fare l'ultimo impegno l'infelice tu che che commenti sto il mettendo telegiornale, per dai. l'impresa, ecco, l'abbiamo Dai sentito ragazza oggi, l'ha bella, detto lei, 12 miliardi di che sei interventi attrattiva, ma se previsti, fai la quando papera non vedrete piaci i più. risultati? Certo che aumentano le tasse, che domande, lo Vabbè, domandi sì, i pure. primi risultati si Al vendono ministro già. dell'Economia e Mentre Finanza gli domanda, l'economia al ma voi non calcolo le della aumenterete le tasse, recessione no? E l'altro sul non risponde, che terzo deve trimestre, dire, diciamo adesso, sì, del quarto le trimestre aumentiamo le sarà positivo, tasse, la così poi crescita continuerà. finanziamo gli Mentre per il interessi delle fattore che banche. contiamo Invece di dare nell'arco lavoro alla gente e di di due finanziare, anni ad un tasso di crescita del 2%, abbassando o e quindi questo togliendo gli consentirà interessi sulle di targhette da recuperare credito, margini come hanno fatto in di America spesa Latina, per l'attività che comprano economica tutti delle con imprese targhetta e da anche credito per e da debito l'occupazione. e È gli stata tolgono invece gli a un interessi certo lo Stato, così punto di finanziano le riuscita, compre. non è facilissima, ma credo che le misure che abbiamo preso, alle quali si aggiungono poi i rimborsi dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, che aggiungeranno nel questo semestre un totale di quasi 30 miliardi di euro, sono misure che ci garantiscono che questa ripresa sarà effettivamente in moto già, Grazie. ripeto, prima della fine dell'anno e l'anno prossimo. Grazie, grazie Ministro, ce lo auguriamo tutti. Grazie a lei. Bene, e adesso si è aperta a Roma con l'intervento di Guglielmo Epifani e l'Assemblea del PD, una due giorni per decidere regole e data del congresso. Il Io a segretario del Marco PD Travaglio, che Bellotti colgo sente l'occasione di tremare le salutarlo, menti stesse su una da quando ho conferenza visto di un ieri suo profondo videoblog, degenerazione. Una Ecco, nave senza la segnalo, capitano, se fa gli ho problemi. detto, guarda, Chiedo al caro Governo Marco, che non che lo scatti seguo ormai da l'allarme anni, qui. dal 90, Dal palco dell'Assemblea mi del presento io PD, come ogni più capitano volte della al nave. PD si Infatti, lancia una nuova io offerta per risposto in ottenere molti video che ho consensi nel e mio canale collaborazione. di YouTube, Il segretario Stante in Chan, democratici ripete dicendo tutto che il il piano di capitano lo azione faccio io. Andate a del vedere PD, quei perché video, andate a vedere sconfiggerà cosa i gli tempi dico al economici, nostro amico crisi e Marco disastri. Sergio Travaglio. Monti, col PDL che si sfila dalle responsabilità della crisi, ma sarà il premier Letta, avverte Epifani, a mettere alla prova la volontà di Io, se vado a politica fare il capitano della sostenibile. nave di cui Non ci parla sarà Marco la futura Travaglio e crisi anche il di nostro amico governo. Forse Santoro, Berlusconi, alle parole dette nel video, la crisi è finita. Michele Santoro, C'era io l'assenso il di capitano della esperti nave lo in quello faccio, che ma per noi davvero. rappresentiamo. Noi E poi rappresentiamo oggi tiro il fuori la nave futuro dalla seca. partito del nostro Però, ecco, paese. Tante ci sono le questioni interne sull'avvio di un Travaglio percorso più lavora in corposo questa e direzione, congressuale, il lavoro più raccoglie delle breve e firme, all'insaputa di fa quella un crisi movimento economica, è il che io segretario, poi in accordo con il ritorno come vicepresidente segretario Alfieri, in data generale. di mediazione per Ma fermare le primarie. non posso Io così cadere nel propongo nulla. all'onorevole Quindi ti lancio un di appello. fissare la Se cercavi data tanto il capitano per la dello nave, svolgimento finale raccogli del delle congresso firme, del lancia corpo docente. Questa è la dell'attivismo scelta col tuo che giornale, in linea lancia dei titolo messaggi dalla redazione del avanza Fatto alla Quotidiano. E Assemblea. io vengo, io ritorno Serve una come guida capitano forte della per nave. Epifani Se vuoi Amerigo, avere un oggi come capitano mai per la il segretario nave, del tanto il PD per la cappelletto società è la da prima capitano già tappa ce del l'ho. cambiamento. Pochi gli applausi in sala quando il segretario conferma la tanto Io attesa direi data quasi del nessun congresso. applauso. Renzi rimane seduto, non commenta e interverrà domani all'Assemblea. I renziani prendono atto della proposta, mediazione compiuta e delle radici di vino tra soddisfazione e ironia e dubbi. È la festa dell'Immacolata, siamo prossimi al Vaticano, una coerenza di fondo. Un compromesso tra il 24 novembre e il 15 dicembre. Un partito che discute si rafforza, commenta invece Bersani. Insomma, il paradosso è che ti facciano figurare come dei bambini che discutono su una settimana, non è così. Cioè, il problema che stiamo discutendo è un altro. Io credo che bisogna far discutere i nostri territori, i nostri circoli. Voi Un'altra stessa Bersani, idea, comincio con non l'altro, state discutendo sul tema di fondo serio di a cui raccogliere le tasse discute dei santi, soltanto ormai sono andati a Marco spendere sui Travaglio, fuori omosessuali che il nostro caro protestano per il giornalista, compromesso, la legge contro l'omofobia, che il PD è trasmette una nave le senza parole tra i capitani. nostri segretari Pippo E quindi io Civati, mi candido padre come Renato capitano, di questo Comincia, non mentre discutono, Vitella che Chiesa Santen sarà Chan al paese deve più tornare a fare il vicino, capitano mentre della Fini, nave. vero antagonista E quindi io mi di Renzi, senza presento, supporto, raccogliete delle lancia la sfida firme, della o voi sinistra, che mi prima che la ascoltate, concorrente e magari quando abbia saranno più l'occhio, di come ho 10.000, fatto io, io purtroppo ritorno a sarà fare il così. capitano, sono disposto a Potremmo sentire sacrificarmi mentre il così. PDL incalza il governo sui temi economici e dopo il video messaggio di Berlusconi non si placa la polemica sulla giustizia. Cecilia Primerano. Se è chiaro le sue intenzioni con il video messaggio
del lancio della nuova Forza Italia, Berlusconi è rientrato ad Arcore, però non nessuno strappo con il governo per senso di responsabilità, ma i patti vanno rispettati, niente tasse. Che il pensiero sia per lo stretto lo fa capire il ministro Quagliariello. Credo che la vera partita per il governo si giocherà tra gennaio e febbraio. E Bondi attacchi di panni, il PD è senza vergogna e non ha alcun rispetto di quella verità che è sotto gli occhi di tutti. No, non senza vergogna, senza capitano. Che non possiamo accettare che aumentino i prezzi, generino i consumi e aumenti la sofferenza economica delle famiglie italiane che stanno già pagando un alto prezzo. Facciamo in modo di trovare 1 miliardo nell'ambito della spesa pubblica, tagliamo un poco di spesa. C'è poi il monito del capo dello Stato sulla giustizia. Io no, la spesa non la taglio, se no che mangio. Con Cicchitto parole condivisibili, ma la realtà è diversa dagli auspici. La pacificazione. A proposito di mangiare, care amiche e amici che mi seguite, e scrivere a Peter Letta per sollecitarlo. Che siete già quasi 230 anni. Io in Google Plus, nel mio profilo Sant'Enchan, ho caricato quello che ho mangiato oggi. Se vi interessa vedere le foto, potete andare in Google Plus, cercate Sant'Enchan e mi trovate. E poi trovate anche nel mio istoriale, nel mio storiale, tutti i video e foto che ho caricato, se vi interessano. Che via blog accusa la Presidente della Camera di non accettare le critiche e di rifugiarsi dietro il popolo delle donne. Il primo round 2 giorni fa quando in aula il movimento la cosa di essere di un nuovo partito, il partito delle donne sarà definita incompetente ed arrogante, un oggetto di arredamento del potere per il leader 5 Stelle. Ma oggi, ed è la prima volta in questa vicenda, la stessa carica dello Stato incassata dai giornalisti in replica a voce. Mi sembra che sia tempo perso quello passato in polemiche, quello che viene dedicato da alcuni soggetti all'ingiuria. Laura Boldrini, presidente della Camera. Poi ha toccato. C'è dei problemi. Vuoi dare la tua carica istituzionale a qualcuno che la possa comandare? Dato che lì avete anche la sala del transatlantico, chiamate il capitano Sant'Enchan, lui saprà che fare. Alfano invia altri 200 militari in Val di Susa, dove è pronta la scavatrice nel cantiere dell'alta velocità. Linea della fermezza dal governo, anche per il rischio concreto di alleanze tra estremisti notati e 9 BR. Carolina Cassa. Dovete fare un passo avanti, assumendone le conseguenze. Io una volta pensavo che erano dei terroristi bresciani, perché come sigla hanno BR, no? E la targa di Brescia. Una minaccia che suona come un incitamento ad alzare la tensione a pochi giorni dall'inizio dei lavori e nel giorno in cui il ministro dell'Interno annuncia l'arrivo di 200 militari in più per aumentare la vigilanza e la sicurezza del cantiere. Lo Stato. Ma io dico, se nessun italiano vuole questo cantiere, BR, così come ha sconfitto le vecchie, perché continuano con questo questa TAV che magari nessuno utilizzerà? Lo Stato sceglie la linea della fermezza, 415 in totale gli uomini delle forze dell'ordine a presidio dei lavori su a Torino Lione. Un nuovo prefetto a Torino, ex vice capo della polizia, Paolo Badilone. La decisione di rafforzare la vigilanza del cantiere al termine del comitato del Viminale per l'ordine pubblico riunito stamattina a Roma. Lo Stato deve fare lo Stato e lo Stato farà lo Stato, perché lo Stato è stato alta velocità, quello che è stato un'opera strategica e noi non possiamo consentire strategico per chi? Di impedire la realizzazione di quest'opera. Questa è una prova di forza straordinaria per legittimare interessi economici. Operare la montagna è il punto nodale del progetto, la talpa. Attende solo l'inizio ufficiale dei lavori per scavare il tunnel. C'è massima allerta, la Susa e non solo. Il 19 ottobre a Roma è in programma una manifestazione alla quale hanno già aderito comitati notabili. Si temono infiltrazioni di facinorosi. Che il livello dello scontro si fosse alzato lo si era capito da tempo. Le infiltrazioni di facinorosi bisogna vedere da che parte vengono, perché molte volte lasciano l'uniforme per mettersi gli attivisti di Black Bloc. Se tutto il mondo vede che sono Black Bloc e nessuno li ferma, sono infiltrazioni comode, no? E poi lancio un appello ai ginecologi: diffondete la cultura della vita, l'aborto è frutto della cultura dello scarto. Aldo Marevani. Non puoi servire all'idolo denaro e al Dio vivente, o uno o l'altro.
Poi dicono che la Chiesa non fa politica. Francesco, il denaro corrompe, ecco perché i padri della Chiesa lo definivano lo sterco del diavolo, e corrompe anche nella Chiesa stessa quando la religione è considerata fonte di guadagno. Che bello che qualcuno finalmente lo dice, no? Che corrompe la Chiesa il denaro. Io pensavo che era la Chiesa che corrompeva il denaro. È l'idolatria. Da Francesco poi, nell'udienza ai ginecologi cattolici, un netto no a quella che definisce la cultura dello scarto, che richiede di eliminare esseri umani, specie se fisicamente o socialmente più deboli. Il Papa, che nell'intervista alla Civiltà Cattolica chiede comprensione e misericordia, e raccomanda di non insistere solo su... Pensavamo che era più aperto di Ratzinger, oggi ribadisce un perché Wojtyla non era così aperto per colpa di Ratzinger, invece lui è più... conseguente non esiste una di Benedetto XVI, qualitativamente più cioè significativa, più estremista. La nostra risposta alla mentalità dell'utile raccomanda può essere solo un sì deciso a ogni vita. E viva la vita mia! La regale uccisa a Udine conservava ciocche di capelli in casa, l'uomo che ha confessato l'omicidio. Non regge il movente del sequestro e si indaga su altre aggressioni. L'inviato parla di pompa. Che orrore. I vicini di casa non riescono ancora a crederci. Quel giovane riservato che vedevano uscire poco è l'assassino che ha massacrato con 12 coltellate Silvia Gobbato. Io l'ho visto nascere Benedetto, che frutto. Era ferroviere, suo padre, dei casalinghi. Sì, insomma, io per me era un ragazzo normale. Un ragazzo normale che però a 36 anni viveva ancora con i genitori in questa villa con giardino della provincia di Udine, eterno fuori corso della facoltà di ingegneria, non era economicamente indipendente ma non gli mancava nulla, eppure ai carabinieri ha detto di aver tentato il sequestro lampo per estorcere soldi, un rapimento in pieno giorno con un coltello da cucina, un rotolo di scotch, un progetto... Adesso che abbia 36 anni e viva con i genitori non sia indipendente, che ha a che fare... un assassino criminale lui. Ci sono persone, io conosco almeno una, che hanno 45, 44, 45 anni e vivono con la madre. Non c'entra niente, no? Che di capelli li fosse, che si fosse appuntato altre volte a guardare le ragazze con un infarto e al vaglio degli investigatori. Ha scelto Silvia per puro caso e i familiari dell'avvocatessa non se ne fanno una ragione. Cambia poco, ci dai conti che la ben prendono. Non c'è consolazione per questo, non penso possa esserci perdono per questa persona. In Calabria ha confessato l'assassino della donna ucraina violentata, uccisa e bruciata su una spiaggia della Locride. È un ragazzo di 21 anni, Riccardo Giannoia. Tornano sulla spiaggia degli orrori i carabinieri, le telecamere restano a distanza però, perché con loro c'è anche l'assassino e riprende... Ecco, a questi assassini qua, per quanto parli bene il Papa, se li avessero abortati, avrebbero fatto un favore a tutta l'umanità. A Branca Leone, nella Locride, Tatiana, 41 anni, ucraina, faceva la badante. A una domenica libera decide di trascorrerla al mare, dove incontrerà il suo aguzzino. Appena 21 anni, di origine rom, Gianluca Bevilacqua. Lo conoscevano bene. Pure rom. Adesso diranno che se si vuole mandarlo in prigione si fa una discriminazione. Lui la colpisce con un mazzo, poi abusa di lei, già tramortita, morirà in questo canneto, Tatiana, per le ferite profonde alla testa. Una volta a casa, preso dal panico, il ragazzo racconta tutto a sua madre, ma al mattino dopo torna con una panica di benzina e dà fuoco al cadavere, credendo di cancellare possibili tracce. Seguivano la pista della comunità romana. Hai capito? Con una ipotesi ha chiesto consiglio alla madre, e la madre che ha detto, bruciala. Prima del delitto, poi, dopo ore di interrogatorio, la confessione terribile di Gianluca, assassino a 21 anni, in una domenica di violenza e di follia. Quindi se non si gli ha potuto abortire questi criminali, perché ormai è tardi, fanno i loro crimini, almeno gli si può dare la pena di morte, c'è sempre in tempo, prima che magari danno 15-20 anni, poi due per uno escono prima e commettono di nuovo altri crimini. Non possiamo rilasciare nulla. Quartier generale di Usmate Velate, parlano due dei 2200 lavoratori distribuiti su tutto il territorio nazionale.
nazionale senza i contributi pagati, ma con il proprietario che possedeva attici e ville da sogno. E proprio da una di queste dimore di lusso della Brianza con piscina, sauna e bagno turco, Andrea Oddo, imprenditore di 44 anni, è stato portato in carcere dalla Guardia di Finanza di Monza con l'accusa di aver architettato una maxi frode fiscale da 50 milioni di euro. Per anni sarebbe stata falsificata la contabilità, neppure un euro versato allo Stato. Deve pagare allo Stato 433.000 euro in questo caso, gli importi che invece lo Stato deve all'imprenditore, quindi il credito, 433.000 euro, saldo zero, in questo modo, con questo meccanismo, nessun importo veniva versato. Otto, manager con la terza media, aveva creato un impero con società che...